Riportare per un giorno il Monte Ortobene al centro della vita della comunità nuorese, come accadeva nelle estati degli anni 40 e 50, quando la montagna, tanto cara a Grazia Deledda, era non solo il mare dei nuoresi, ma anche un'importante fonte di reddito, una sorta di Fiat in salsa barbaricina. Ora quei tempi sono definitivamente tramontati, ma il monte rimane un'oasi naturalistica unica in Sardegna e col suo ricco patrimonio archeologico può diventare un polo di attrazione per i vacanzieri che affollano le spiagge. Ne è convinto il Comitato Monte Ortobene 1901-2011, ultima spiaggia, che ha deciso di scommettere sulle potenzialità economiche e turistiche dell'Ortobene, organizzando per domenica 7 luglio la manifestazione a Suconnotu pro su Monte, un evento che si pone l'obiettivo di promuovere da un lato una grande fiera dell'agroalimentare e della produzione artigianale del nuorese e dall'altro favorire il ritorno delle famiglie sul Monte Ortobene con una giornata passata all'insegna della Marcord, con tanto di pranzo al sacco come si faceva una volta. Il programma della manifestazione è stato illustrato stamattina nella sede dell'APAN di Nuoro. All'incontro sono intervenuti Antonio Costa, presidente del comitato, Enrico Devoto e Gianfranco Seddone, rispettivamente presidente e direttore dell'APAN, associazione che sostiene fin dalla sua creazione il comitato Ultima Spiaggia. Per l'amministrazione comunale, che insieme alla Camera di Commercio patrocina l'evento, hanno presenziato il vice sindaco Leonardo Moro e l'assessore all'ambiente Luca Lappia. La manifestazione parte dall'assunto che Nuoro, dopo un lungo oblio, deve riappropriarsi del monte per farne come un tempo, con attività diverse, uno dei volani dell'economia cittadina. I tempi sono cambiati, ma i margini per inserirsi nei nuovi flussi turistici ci sono. Di questo è convinta anche l'amministrazione comunale, come sottolineato dagli assessori Moro e Lappia, che si sono detti pronti a supportare, anche con la cabina di regia istituita dal sindaco Sandro Bianchi, le iniziative pubbliche e private che vadano nella direzione di una salvaguardia e valorizzazione del Monte Ortobene. Il comitato ha istituito anche un concorso riservato alle persone che si recheranno al monte col costume tradizionale. I cori cittadini allieteranno la giornata con i loro canti, mentre alle 11:30 nella chiesa di Nostra Signora del Monte verrà celebrata la Santa Messa.